Fratello Bancomat di Stefano Benni. Abbiamo già letto un racconto di Stefano Benni che si intitolava La chitarra magica. Conosciamo quindi la capacità di affabulatoria di Stefano Benni e anche le caratteristiche del suo narrare che certe volte sconfinano nel meraviglioso, nel fantastico, come era accaduto, vi ricordate, anche in quel racconto della chitarra magica. Anche qua succede qualcosa che esula dal realismo, che esula dalla realtà di tutti i giorni. Per esempio, provate a pensare alla banca, al bancomat, eccetera, allo sportello in cui si va a prelevare. Che cosa possiamo pensare di più freddo, di più meccanico di uno sportello bancomat? Oppure, cosa possiamo pensare, quale luogo secondo noi è più privo di ogni sentimento di solidarietà della banca? La banca rappresenta proprio il simbolo di un luogo in cui ciò che prevale è la logica del soldo, del mercato, del denaro, quindi qualcosa di freddo, di insensibile. E invece in questo racconto tutto viene rovesciato. Questi nostri presupposti sulla banca, sullo sportello bancomat, eccetera, vengono rovesciati in questo racconto fantastico di Stefano Benni. Infatti già dal titolo dovremmo intuire che c'è qualcosa di strano, qualcosa di particolare, no? Infatti il bancomat diventa un fratello, no? Si dice in questo titolo di questo racconto molto particolare, molto originale, l'ho trovato. Banco di San Francesco, lo sportello in funzione, buongiorno signor Piero. Buongiorno. Operazioni consentite, saldo, prelievo, lista movimenti. Vorrei fare un prelievo. Digitare il numero di codice. Ecco qua, 6, 3, 3, 2, 1. Operazione in corso, attendere prego. Attendo, grazie. Un po' di pazienza, computer centrale con questo caldo è lento come un ippopotamo. Capisco. Ai ai, signor Piero, andiamo male. Cosa succede? Lei ha già ritirato tutti i soldi a sua disposizione questo mese. Davvero? Inoltre il suo conto è in rosso. Lo sapevo. E allora perché ha inserito la tessera? Ma sa, nella disperazione contavo magari in un suo sbaglio. Noi non sbagliamo mai, signor Piero. Mi scuso infinitamente, ma sa, per me è un periodaccio. È a causa di sua moglie, vero? Come fa a saperlo? La signora ha appena estinto il suo conto. Sì, se n'era andata in un'altra città. Col dottor Vanini, vero? Come fa a sapere anche questo? Vanini ha spostato metà del suo conto sul conto di sua moglie, scusi se mi permetto. Non si preoccupi, sapevo tutto. Povera Laura, che vita misera le ho fatto fare. Ecco, notate che il protagonista è evidentemente il signor Piero, è in una fase molto critica della sua vita, sia da un punto di vista economico, nel senso che non ha più soldi. Avere il conto in rosso vuol dire che non hai più soldi, non puoi più prelevare, per esempio, allo sportello bancomat. E poi anche da un punto di vista sentimentale le cose non vanno bene, nel senso che sua moglie è andata a vivere con un altro uomo, con un uomo sicuramente vedremo molto più facoltoso, molto più ricco di lui, anche se vedremo, intuiremo che questo è un uomo senza scrupoli. Vogliamo sapere tutte queste cose attraverso una modalità molto particolare, un dialogo tra lo sportello bancomat e l'utente, come se lo sportello bancomat sapesse determinate cose, insomma, il rompere del fantastico. Sì, beh, certo, lo sportello bancomat potrebbe essere collegato con la banca o con le banche, potrebbe conoscere certi movimenti economici, ma da qui a trarre determinate conseguenze, insomma, è chiaro che si tratta di un procedimento fantastico. Ma proseguiamo in questo dialogo molto, molto interessante per noi, fra questo bancomat che adesso piano piano riusciamo a capire perché è un fratello, perché condivide la nostra condizione, e lo vedremo sempre di più nel corso del racconto, la nostra condizione di difficoltà economica, sentimentale, eccetera, è qualcosa di surreale, no? Qualcosa che può accadere magari in un sogno, no? Quando mai uno sportello può essere partecipe di una nostra condizione esistenziale di difficoltà, eccetera?
però è un qualcosa, vi ripeto, di simbolico. Forse un sogno, il sogno che la banca non sia più quello strumento così freddo, di rendiconto economico, ma che ci siano delle persone. Noi sogniamo, vogliamo che la nostra esigenza di felicità sia condivisa, dagli altri. Vogliamo che, non ci siano più meccanismi freddi che regolano l'agire delle persone, ma che ci sia una condivisione delle sofferenze delle persone. Ecco quindi che tutto questo viene simboleggiato attraverso questo racconto di Stefano Benni, che adesso riprenderemo a leggere. Vannini ha spostato metà del suo conto sul conto di sua moglie, scusi se mi permetto. Non si preoccupi, sapevo tutto. Povera Laura, che vita misera le ho fatto fare. Con lui invece? Beh, speculando è facile far soldi. Come fa a dire questo? So distinguere le operazioni che mi passano dentro, un conto poco pulito, quello del signor Vanini. Per lui mi sono collegato con certi computer svizzeri che sono delle vere centrali segrete, che schifo. Comunque, ormai è fatta. Di quanto ha bisogno, signor Piero? Beh, 300 o 400 mila lire per arrivare alla fine del mese. Poi le rimetterà sul conto? Non so se sarò in grado. Evviva la sincerità! Reinserisca la tessera. Procedo. Operazione in corso, attendere, prego. Attendo, ecco, notate che questa è una frase, è vero, è vero questa cosa, questa è una frase che potrebbe anche trovarsi in uno sportello bancomat, operazione in corso, attendere prego, ma è inserita insieme ad altre frasi che invece sono qualcosa di assolutamente surreale, fantastico. Operazione in corso, attendere prego, attendo. Vaffanculo, ti ho detto di darmi l'accesso e di non discutere, dice a me. Sto parlando col computer centrale, quella che di merda, tutte le volte che gli chiedo qualcosa di irregolare fa storie. Perché non è la prima volta? E perché fa questo? Lo facciamo in tanti? E perché? Perché siamo stanchi e disgustati? Di che cosa, scusi? Lasci perdere, componga in fretta questo numero 99362, ma non è il mio. Infatti è quello di Vanini, ma io non so se componga, non posso tenere un collegamento irregolare a lungo. 9, 9, 3, 6, 2. Operazione in corso, attendere, prego. Attendo, ma operazione momentaneamente non disponibile. Ritiro subito la tessera. Fermo, signor Piero, era un messaggio falso per ingannare il servo computer di controllo. Apra la borsa. Perché? Apra la borsa e stia zitto. Ora le sparo fuori 16 milioni in contanti. Oddio, ma cosa fa? Incredibile, vada piano, mi volano via tutti, basta, ne bastavano meno, ancora, ma quanti sono? Oddio, tutti i biglietti da 100.000, non stanno neanche più nella borsa, ancora uno, un altro, è finita. Lo sportello è pronto per una nuova operazione? Io non so come ringraziarla. Lo sportello è pronto per una nuova operazione? Insomma, sono commosso, capisce? Se ne vada, ci sono due persone alle sue spalle, non posso più parlare. Capisco, grazie ancora. Banco di San Francesco, lo sportello è pronto per una nuova operazione. Buongiorno, signora Masini, come sta sua figlia? Forte, è davvero che è interessante questo racconto di Stefano Beni. Come avete visto, addirittura lo sportello non solo ha dato le 200.000 lire che erano necessarie, ma addirittura 16 milioni presi dal conto del Vanini. Cioè, lo sportello ha realizzato quel progetto di togliere alla persona ricca, oltretutto una persona sfacciata che faceva dei loschi traffici con i conti svizzeri, no? Togliere da quella persona che ha anche approfittato della situazione e si è portato via la moglie del signor Piero e spostare i soldi, dare i soldi insomma al signor Piero. È un sogno questo che se vogliamo è ben presente nella letteratura a partire da Robin Hood. O ladri gentiluomini come Arsenio Lupin, eccetera, cioè togliere a chi è troppo ricco e dare a chi è più povero e più bisognoso, no? Ma qui presentato in un modo molto particolare, molto originale. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio,
all'indirizzo www.gaudio.org/news.